Notavo il colore della cartellina, niente male, eh? Sì. No, questi bigliettini perché sono? Per passarceli tra di noi e giocare tutti insieme. Mio stimato presidente, ti ho lasciato tutte le istruzioni per continuare la tua storia d'orrore con Betty. In primo luogo, troverai i biglietti che dovrai continuare a mettere ogni mattina sulla scrivania del tuo mostriciattolo con i rispettivi regalini. Non te ne devi assolutamente dimenticare, perché non sarò lì per farlo al tuo posto. Aspettate un momento, che cosa significa questa prima pagina? No, no, papà, non ci fare caso, ti prego, è chiaro che c'è stato un errore. La prima pagina, signor Roberto, è un riepilogo del bilancio generale. Ma che modi sono? Neanche in questa. Pare ci sia solo nelle nostre cartelline. Ma che succede? Ci spiega, per favore, come mai questo passivo? Su 97 miliardi di capitale ci sono 15 miliardi di debito. Io non capisco. Betty ha presentato il bilancio reale. Un momento! Questo non è il bilancio che si doveva presentare oggi. C'è stato un malinteso. Beatrice, per favore, ritiri tutte le cartelline. No, dottore. No, allora lo faccio io. Ritiro tutta questa roba. Insomma, scusatemi, ma la riunione finisce qua. Rimandiamo a data da destinarsi. No, Armando, il consiglio d'amministrazione continua, perché qui non c'è nessun errore. Roberto, ti rispondo io. Il passivo su quei 97 miliardi di pesos, cioè quasi 50 milioni di dollari, è a causa di un debito che l'Ecomoda ha contratto con la Terra Moda. E non è tutto, a quanto pare. Risulta che la Terra Moda abbia un'ipoteca su tutte le attività commerciali dell'Ecomoda. Di che cosa state parlando? La verità è che in pratica la Terra Moda è la proprietaria dell'Ecomoda. E da dove spunta questa Terra Moda? Non ti ricordi della società finanziaria della dottoressa Beatrice Pinson Solano? Adesso smettila, tu non sai di cosa parli! Che lo so, Armando! E falla finita con le tue bugie, il giochetto è finito! Lo vedi questo? È il registro delle aziende iscritte alla Camera di Commercio. Qui ci sono tutte le cifre delle quali stiamo parlando. È arrivato il momento, caro Armando, bisogna guardarci in faccia. Devi smetterla di raccontarci frottole. Devi affrontare la realtà. Che ne hai fatto dell'azienda che abbiamo creato? L'Ecomoda è diventata oggetto di scherno da parte di tutti in questa città. Armando, noi ti abbiamo affidato un'azienda. Che cosa ne hai fatto? Cosa è stato del nostro patrimonio? Il patrimonio che hanno costituito i tuoi genitori e i miei. L'hai perduto? Beh, questo è inammissibile. Ecco la risposta. È sotto protezione. No, niente affatto, è stata sequestrata. Sono arrivati i camerieri. Patrizia Fernandez, sparisci all'istante. Manda via i camerieri, non deve entrare nessuno, vattene. Esigo una spiegazione. Dobbiamo ragionare con calma. Per favore, Armando. Stammi bene a sentire. Tu non mi tratti come uno stupido, Daniele Valencia. Esigo un minimo di rispetto. Perché? Che cosa sei? Un patetico isterico! Smettetela! Ora basta! Per favore! Sedetevi!